Applejack, assicura di non aver mai organizzato un concerto prima. Beh, ho scoperto che allestire un concerto è un po' come allestire un rodeo. E grazie agli amici di Pinky che organizzano tutti gli altri concerti, abbiamo una bella scaletta per il festival musicale Dai uno zoccolo anche tu. Twilight, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Spike, Pinkie Pie. No, quella sono io. Tutti quanti! Che succede, Pinky? Ho una notizia, la più bella di tutto il mondo. E so che vi farà letteralmente rizzare la criniera! Beh, allora spara, Pinky! Non è stato semplice, anzi, è stato terribilmente difficile. Ma sono riuscita a ingaggiare la pop star più famosa di tutta Equestria come guest star per il festival musicale Dai uno zoccolo anche tu! Sapphire Shores? Sapphire Shores? Ma per favore, Sapphire Shores è solo la seconda pop star più famosa di tutta Equestria. Ho ingaggiato la sola e unica Contessa Coloratura! Ah. E chi sarebbe questa Contessa Coloratura? La mia criniera si è rizzata! My little pony, my little pony. Ah, ah, un vero amico non l'ho avuto mai. Finché non sei apparso per me. Avventure e allegria. Dal cuore in poi, amore sia. Sii gentile. Dai, è facile. La magia è insieme a voi, sì. Pinkie Pie? Che sarebbe questa Contessa Coloratura? Ti ho appena detto che è la più famosa pop star di tutta Equestria! Come è possibile che tu non la conosca? Non lo so. Anche se avevo un'amica che si chiamava Coloratura quando ero una puledra. Non sarebbe molto divertente se quella coloratura e questa coloratura fossero esattamente la stessa coloratura? Applejack, stai per caso cercando di dirmi che conosci Contessa Coloratura? Beh, a dire il vero non lo so, perché la mia amica non era assolutamente una contessa pomposa. Ti ricordi il suo cutie mark? Certo che sì. Aveva un mucchio di note musicali super colorate che risplendevano al sole. Vuoi dire... come queste? Ma che coincidenza! Sì, sembra proprio lo stesso cutie mark. Hai idea di quante ne ho passate per far esibire Contessa Coloratura al festival? Mi sono esaurita! Quella è incredibilmente esigente! No! Sì, invece! Io lo capisco perfettamente. Noi, artisti, abbiamo delle necessità per fare il nostro lavoro al meglio. Sono sicura che ci deve essere un malinteso. Ricordo che Rara era una puledra alla buona come me. Rara? Sì, perché secondo me Coloratura era eccessivo per lei. Quindi un giorno ho deciso di abbreviare il suo nome in quello di Rara. Ci siamo divertite un mondo al campo dell'amicizia. Rara era proprio alla mano. Eravamo come due mele dello stesso albero. Io e Rara avevamo preparato una canzone per il talent show del campo. Quando ci siamo esibite, lei ha tirato fuori la voce più variopinta e cristallina che avessi mai sentito. Equestria, felicità, un luogo di armonia, è un simbolo di allegria per chi dimora qui. Equestria, l'amore che c'è, si sente ovunque sia, e l'amicizia sempre vivrà, Equestria è casa mia. È fantastico! Dopo il campo ci siamo scritte per un po', ma poi ci siamo perse di vista. Sapevo che Rara desiderava andare a Manhattan per provare a sfondare, ma a comportarsi da diva. Aspetta che arrivi, Pinky, e appena l'avrai conosciuta, vedrai che anche lei è esattamente come noi due. Non devo aspettare! Lei è qui! Davvero?
Fate largo, fate passare. Tenete a posto i vostri zoccoli e le vostre code. Ma no, non può essere lei. Ciao, ti ricordi di me? Ci siamo conosciute tempo fa, al campo dell'amicizia. Ti chiamavo Rara. AJ! Esatto! Come va, Rara? Bacioccoli! Hai ricevuto dei bacioccoli da Contessa Coloratura! Guarda! Ho deciso che devi essere molto speciale! Bacioccoli! 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 Già, proprio molto speciale! Questa sì che è stata un'entrata grandiosa, stupenda, audace, assolutamente sbalorditiva. È un peccato che la stella sia stata leggermente oscurata dall'incontro con qualcuno di piuttosto polveroso. Ma davvero vi siete già conosciuti altrove? Ah, certo! È una mia vecchia amica d'infanzia, AJ! È stata lei che ha iniziato a chiamarmi Rara. Ah, davvero? Molto tenero e... grossolano. Ammetterai che sono stato io il primo a iniziare a chiamarti Contessa. Da allora hai scalato le vette del successo ad Equestria, o mi sbaglio? È così? Hai avuto tutto quello che hai sempre desiderato. A proposito di questo, dove è andata a finire quella Pinkie Pie? Pinkie Pie al rapporto, signor manager, signore. Hai preso l'acqua delle cascate arcobaleno che ho richiesto per Contessa Coloratura? Ho 20 bottigliette di vetro piene, eccole qui. Non ti avevo detto di procurare delle cannucce per tutte le bevande di Contessa Coloratura? Ecco, non mi sembra proprio. Ma fortunatamente per lei ho la collezione di cannucce più grande di Equestria. E questa cannuccia si chiama... Fernando. Adesso verificherò con attenzione che tu abbia acquistato anche tutte le altre cose richieste da Contessa Coloratura prima che comincino le sue prove, se non ti spiace. Non mi dispiace! Composizioni floreali dai giardini reali di Canterlot, eclair al cioccolato preparati da Gustave Legrand, una selezione di cristalli dall'impero di cristallo, un cesto di ciliegie appena raccolte dalla fattoria di Cherry Jubilee divise in gialle e rosse. C'è tutto, mi pare! Diciamo che miracolosamente le nostre richieste sono state soddisfatte in maniera decente, quindi finalmente possiamo... dedicarci alle prove! Visto, Applejack, lei è esigente! Pinkie ha ragione, Rarity. Ma la Rara che conoscevo io non si nascondeva dietro una veletta distribuendo baci col timbrino e non aveva bisogno di acqua speciale o che le ciliegie fossero divise. Oh, ti capisco benissimo. È difficile vedere i nostri amici cambiati. È diventata completamente diversa. Dammi retta. Quando vedrai Contessa Coloratura esibirsi sul palco, non riuscirai a credere ai tuoi occhi. È pronto ormai per questo show. I riflettori su di me. Non sono solo un pony, sono una star. E sulla scena io esploderò. Strabiliante, unica. Ti conquista lo spettacolo. Strabiliante, unica. Ti conquista lo spettacolo. Dammi di più, strabiliante. Guardami, cercami, sono qui. Strabiliante, unica. Ti conquista lo spettacolo. Sarà uno show, sarà uno shock. Non sono un pony, ma una contessa. Rarity aveva ragione. Non riesco proprio a crederci. Ecco qua la mia stella splendente. Devo ammettere che grazie ai costumi scintillanti, alla coreografia stupefacente e ai geniali effetti vocali che io ho progettato, la tua esibizione è stata a dir poco spettacolare, Contessa Coloratura. Oh, grazie, Svengallop. Ti prego, correggimi se sbaglio, ma quel tizio non stava facendo i complimenti a Rara. Li stava facendo a tutte quelle chincaglierie che le ha buttate addosso per farla diventare Contessa Coloratura. Oh, no, non capisci, Applejack. Creare tutti quegli elementi richiede molto impegno e senza di loro l'esibizione di Contessa Coloratura non esisterebbe. Secondo me non sarebbe un'idea poi così malvagia. Ora
Ora, se abbiamo finito, sarei felice di tornare alla mia roulotte e riposarmi, Svengallop. In realtà adesso ci sarebbe in programma il tuo incontro con gli studenti. Ma è tempo perso. Se lo desideri, posso tranquillamente farti saltare l'incontro con gli studenti, contessa. Assolutamente no! L'incontro con gli studenti è il mio momento preferito di qualsiasi evento. E gli studenti saranno felici di sentirtelo dire, Rara. Carissimi studenti di Ponyville, durante il festival musicale Dai uno zoccolo anche tu ci sarà un concorso in cui alcuni di voi avranno l'opportunità di cantare con me sul palco durante il concerto. Molto bene. Allora, chi vuole altri bacioccoli? Finalmente, questa sì che è Rara, quella che mi ricordo. Ma gli ho portato ogni cosa che mi ha chiesto. Quella era per Contessa Coloratura, questa invece è per me. E ciò che voglio è avena di qualità superiore. Oh, se per questo abbiamo dell'avena favolosa qui a Ponyville. Questa roba non la darei da mangiare nemmeno a un pollo. Io voglio l'avena migliore, l'avena appalusa, capito? E poi, già che ci siamo, dato che siamo circondati da meli, devi portarmi 500 mele sbucciate senza torso. Le voglio tutto quanto in 24 ore! Oh, ma questo non è possibile! Vuoi che cancelli l'esibizione di Contessa Coloratura dal tuo piccolo show di beneficenza di paese? Perché posso farlo! Applejack, Svengallop mi ha appena detto che se non gli darò... Ho sentito, Pinky, ma non ti preoccupare. Parlerò con Rara e sistemerò ogni cosa. Hai visto, sorellina? Hai visto? È lei la sorellina di cui mi avevi scritto, AJ? Aspetta un attimo. Hai scritto una lettera Contessa Coloratura proprio su di me? AJ dice che sei la migliore sorellina che si possa avere, Apple Bloom. Molto bene, ma ora è meglio che andiate, piccole. Senti, Rara... Ti dispiace se parliamo un attimo del tuo manager? Certo, che succede? Ecco, mentre tenevi il tuo incontro con gli studenti, il tuo manager ha letteralmente sommerso Pinkie Pie di richieste. Svengallop è un manager molto attento e scrupoloso, AJ. Quindi se gli serve qualcosa e fa delle richieste mentre siamo in tour, io non ci vedo niente di male. Non ci vedi niente di male neanche nel fatto che ha detto a Pinkie che se non trova tutto ciò che ha chiesto entro domani ti cancella dal festival di beneficenza. Che cosa? Ma... lui sa quanto sia importante per me la beneficenza e lasciare il festival rovinerebbe la mia immagine. Mi spiace, ma ho paura che a Svengallop non importi proprio un fico secco della tua beneficenza. Questo non è vero! Svengallop ha sempre a cuore ogni mio interesse e dici queste cose solo perché sei gelosa. Gelosa di cosa? Di qualcuno che si nasconde dietro una veletta e non riesce nemmeno a vedere quanto la stanno usando? No, non sono affatto gelosa di questo, Rara. Io non sono Rara, io sono Contessa Coloratura. E anche se da piccole siamo state amiche per un po' di tempo, è chiaro che abbiamo preso due strade diverse. Questo però non è giusto. Quello la sta manipolando e lei non se ne rende conto. Basta chiacchiere! Avanti, sbuccia! Scusa, Pinkie Pie, ma non lascerò che quel disgustoso Svengallop usi la mia amica anche solo un minuto di più. Contessa Coloratura? Wow, AJ, hai usato il mio vero nome. Ho usato il tuo nuovo nome, perché quello che sei veramente l'ho visto ieri mentre eri insieme agli studenti. E purtroppo qualcuno preferirebbe che tu smettessi di fare quei piccoli incontri. Ancora con questa storia? Avanti, Rara, dammi la possibilità di provarti che ciò che dico è vero. E sentiamo, come farai a dimostrarmelo? Tu fai esattamente quello che ti dico e vedremo se il nostro caro Svengallop ha veramente a cuore i tuoi interessi come dice. Svengallop! Svengallop! Dove sei, Svengallop? Sono qui, Stellina. Hai bisogno di qualcosa? Ecco, stavo considerando la possibilità di cancellare il concorso con i puledri della scuola. Ma Contessa, questo è meraviglioso! Aspettavo da una vita che cancellassi quel concorso insensato e inutile. Lo pensi davvero? Lo hai fatto ad ogni evento di beneficenza, ma quel concorso non ha mai portato nulla di buono all'immagine di Contessa Coloratura che ho costruito con tanta fatica. Consideralo cancellato. Pinkie Pie! Sì, Svengallop, signore! Stiamo apportando alcune modifiche al nostro show. Seguimi.
Cancella il concorso per i puledri e prenotami un altro trattamento alla spa svelta, ora che non devo più supervisionare le prove con quei marmocchi, ho tutto il tempo che voglio. Sai come funziona? Organizza, o la diva, cancella, il tuo spettacolo svetato! Ah, eccomi qua, contessa coloratura, è tutto quanto sistemato. Sai come funziona? Organizza, o la diva, cancella, il tuo spettacolo svetato! È questa la maniera in cui gestisci le cose? Sì, e allora? Quale sarebbe il problema? Il problema è che usi il mio nome per intimidire e ottenere tutto quello che vuoi. Sai perfettamente che io lavoro tantissimo per te e mi merito tutto quello che ottengo. Certo, ma non spaventando e minacciando un mio ritiro dagli spettacoli nel caso contrario. Non farei mai una cosa del genere ai miei fan. E questo è il motivo principale per cui avresti dovuto sapere che non avrei mai cancellato il concorso. Tutte queste sciocchezze sul fare beneficenza e concorsi per puledri sono residui di quella piccola e noiosa rara che ho conosciuto a Manhattan. È evidente che non hai la minima idea di chi sia veramente. Ah, stai scherzando? Sono io che ti ho fatto diventare qualcuno. E adesso come farai senza di me? Ti auguro buona fortuna, contessa coloratura. Buona fortuna. Stai bene, Rara. Mi dispiace così tanto. Credi che riuscirai a fare il concerto stasera? Ma certo! Dopotutto, lo show deve continuare! Oh, mamma mia, Rarity! Svengalo fa ragione! Sarà un vero disastro! E io sarò orribile! Scusa, Rarity, puoi darci un minuto? Ma certamente! Allora, perché dovrebbe essere un vero disastro? Perché Svengallop si occupava di tutto, le luci, gli effetti, il suono! Senza Svengallop non ho più niente! Calma, calma, adesso cerca di non agitarti troppo, Rara. Svengallop ti ha trasformato in contessa coloratura e si fingeva tuo amico per godersi i benefici che derivano dall'essere una star. Ma il beneficio che si ricava dall'amicizia è la felicità di riuscire a vedere la tua amica così com'è. E tu, Rara, quando sei solo te stessa, sei la stella più luminosa che io abbia mai visto. Benvenuti alla nostra serata di apertura del Festival Musicale Dai uno Zoccolo anche tu! Ed è con grande onore che vi presento la nostra star della serata, Contessa Coloratura! Potreste riconoscere questa canzone, ma ora, ecco, è completamente diversa. Insomma, un po' come me, Rara. Vi svelerò chi sono io e getto via la maschera. C'è molto più delle paillette, oh, oh. Adesso so la verità. Credevo ogni piccola bugia, la mia volontà non era mia. Credevo ogni piccola bugia perché so che sono solo un pony e faccio errori anche. E so chi sono veramente, mi metto in gioco e scopro che questa magia dentro il mio cuore è vera. Oh, 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 oh. Questa magia dentro il mio cuore è vera. Oh, 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 oh. Com'è sincera anche per voi, mille colori accesi qui di fronte a me. Sarà mai debole, vi giuro che io non mollerò, ormai il passato non c'è più, io sono tornata e resterò, perché so che sono solo un pony e faccio errori anche io, so chi sono veramente, mi metto in gioco e scopro che questa magia dentro il mio cuore. Questa magia dentro il mio cuore è vera, oh, 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 oh. Com'è sincera anche per voi, com'è sincera anche per voi.
quando sono arrivata al festival musicale Dai uno zoccolo anche tu, avevo dimenticato chi sono veramente. Ma poi una vecchia amica mi ha ricordato cos'è l'amicizia e mi ha detto che se fossi stata me stessa non avrei mai potuto sbagliare. Quindi ho preparato una sorpresa molto speciale per lei. Apple Bloom, Sweetie Belle, Scootaloo, salite! Equestria, felicità, un uomo